aici, că nu am avut trune. Allora, ci sono tre punti fondamentali. La struttura, che come bene ha detto il sindaco, non verrà, questa convenzione non verrà rinnovata, quantomeno. Però è una convenzione che è in essere fino al 30 giugno. 30 maggio. 30 maggio. Dal primo giugno mettiamo i lucchietti. Perfetto. Per noi è importante lo stadio, perché? Perché all'interno dello stadio è custodito il patrimonio di gagliardetti, fotografie, bandiere, striscioni, ovvero quello che rappresenta un po', insomma, la storia della città. E questo teoricamente sul piano pratico, allo stato attuale, se ne può impossessare chiunque sia in possesso, appunto, delle chiavi. Se si può trovare una soluzione tale da poter evitare che questi trofei, che per noi hanno un'importanza, è l'acqua, non è oro, è l'acqua. Però per me, per Francesco e tutte queste persone che sono qua, compreso te, sindaco e presidente, tutti quanti, hanno un'importanza veramente rilevante. È importante che vengano sottratti alla disponibilità di taluni soggetti. Ci avevate pensato? No, ma l'avevo detto anche al Parella a dicembre. Quando mi ha incontrato la prima volta ho detto non esistono convenzioni che non ci siano le federazioni. Avevo detto, noi sulla convenzione siamo chiari, ma la parte sportiva la affidiamo sempre alla Generale Calcio. Posso interrompere un secondo? Per la parte commerciale si va in gara, perché la legge dice così. In legge che stanno morte, non ha parecchio, non c'è parecchio. No, sto dicendo che non sarà fatta nessuna convenzione, dal primo giugno c'è il lucchetto. Chiaro che quello è un patrimonio della città, dobbiamo fare in modo che comunque da lì non esce nessuno. Si può presidiare, si può studiare qualcosa. Brava, vediamo cosa, ci mettiamo là e lo facciamo uscire. O altrimenti vediamo se siamo d'accordo di incontrarlo e dire, signore, ne lascia sti chiave. Ci lasci queste quindi cose. Lei sindaco può convocarlo? No, io non manco lo sento da 4 mesi. Ma voi? Dopodiché se c'è una delegazione a Gaetano e vieni tu, il rappresentante dei tifosi, io con questo soggetto non posso anche incontrarlo. Comunque, chi l'ha portato da Cireale? Non lo conosco, però voglio dire una cosa. Mettetevi a dicembre, se io non l'avessi ricevuto quando venivo prezzato dai tifosi per fare la convenzione e io non l'ho potuto fare, sapete che convenzione voleva? Acquisto dello stadio Topparello. Acquisto, ci se l'è pazzo, cioè, dopodiché voleva la parte commerciale tutta, un periodo di tempo tocca a 20 anni, dopodiché lo pagava dal 2014, questa era la proposta, e nel frattempo poteva anche subicidere agli altri, cioè vuol dire quando io ho fatto solo una risata, ho detto questo vuol dire che lo stato Tupparello noi ce lo ritroveremo ceduto ad altri e noi non lo possiamo neppure utilizzare per noi, quindi i benefici sono risate, dopodiché avevo detto la convenzione ha fatto un po' so capire. Lo dico chiaro. Ma per lo sa, infatti da me non ti ho fatto vedere più. No, perché sento cose ancora stai istigando le persone di Acireale. Perché sta facendo tipo ci insulta su Facebook. Ci insulta noi, che già lui sta programmando con qualche un altro di Acireale. Se mi si chiude, ma che cosa?